Uno scontrino anti-violenza con una frase ben chiara che arriva dritto al cuore. Se sei sola e subisci violenza, chiama il 1522. E questo è il testo che da domani comparirà sugli scontrini di un panificio di Monte Sant'Angelo. A promuovere l'iniziativa, indicando il numero verde nazionale antiviolenza sempre attivo, è Donato Taronna, il panificatore garganico. Anche quest'anno noi del panificio Taronna di Monte Sant'Angelo abbiamo voluto dare il nostro piccolo supporto e suggerimento riportando il numero antiviolenza donne 1522 alla fine di ogni scontrino. Sarà anche una goccia in un oceano, ma cerchiamo di sensibilizzare l'opinione pubblica sia uomini che donne, a fare qualsiasi cosa pur di evitare queste tragedie. Un messaggio che diventa quotidiano nell'abitudine giornaliera, come quell'abitudine giornaliera di comprare il pane e ritirare lo scontrino, e che magari riuscirà a dare forza e coraggio a tutte quelle donne vittime di abusi e vessazioni che vedranno in quel messaggio la loro ancora di salvezza, perché sarà consegnato lo scontrino sfuggendo anche al controllo di chi le tiene sotto scacco. L'iniziativa precede la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne in calendario il 25 novembre, ma proseguirà tutto l'anno. In occasione proprio di questa iniziativa, una scolaresca di Vieste, in visita questa mattina a Monte Sant'Angelo, saputo dell'idea del panificatore Taronna, si è recato nel punto vendita per farsi spiegare il motivo dell'iniziativa stessa, scolaresca inoltre, che porterà in scena proprio uno spettacolo teatrale contro la violenza sulle donne. Allora, le classi seconda A e seconda C sono dell'Istituto Comprensivo Rodari Alighieri Spadatro di Vieste e sabato 25 novembre metteranno in scena una pièce teatrale dal titolo Ombre contro la violenza sulle donne. Quindi grazie per questa iniziativa. Allora, questo di chi era il...